Partita da vincere e basta per il Sant'Erasmo contro il fanalino di coda Eboli con un mezzo piede già in Serie C2. Si gioca a Curti per l'indisponibilità del palazzetto di Capua, ospiti che rischiano Garofalo, portiere di movimento subito pericoloso, e lo stesso numero 17 a tastare la reattività di Viggiano. Poi è solo Sant'Erasmo, Russo impensierisce due volte il portiere salernitano, ci provano Sorbo e Buciro, ma il gol al 17esimo arriva grazie al regalo di Sansone, con Sorbo che ringrazia e fa 1-0. Il 2-0 dopo due minuti con questa sfortunata autorete di Cantalupo, ancora Sorbo pericoloso con un sinistro che va a sfiorare il palo, non si intende il capitano su questa ripartenza con Di Lella. Bella l'iniziativa di Sansone, ma la conclusione è da dimenticare, come il sinistro incrociato di Cantalupo senza fortuna che chiude il primo tempo. Nella ripresa subito una chance per l'Eboli, poi Buciro realizza con questo bel destro il gol del 3-0 e chiude praticamente la partita. Viggiano non si fa sorprendere tra i pali, Sorbo al nono su questo rilancio di Paniello trova il sinistro al volo che vale il poker. Il resto della partita è un susseguirsi di palle gol fallite in rapida successione dai padroni di casa. Qui è Sorbo a divorarsi tre gol prima di realizzare il gol del 5-0 su punizione al 15esimo. Sansone indovina il mancino del 5-1, poi ancora tante occasioni sprecate dal Sant'Erasmo fino alla sesta rete di Di Lella con un gol facile facile a porta vuota. C'è il tempo ancora per registrare uno splendido tiro libero di Garofalo tra i gol più belli della giornata, che fissa il punteggio definitivo sul 6-2. Siamo stati bravi a livello difensivo, forse abbiamo subito uno o due tiri in porta col portiere di movimento, non è che abbiano fatto chissà cosa, abbiamo difeso alla grande. Poi alla fine era importante vincere, i tre punti erano fondamentali oggi proprio per non staccarci dalle altre. Sono contento per la prestazione dei ragazzi.